Altra escursione, oggi mi trovo in località Le Cave, non molto lontano da Ripiteno, anche oggi trasferta col bus, però purtroppo già ho dovuto modificare la mia escursione perché il tempo qui oggi è pessimo. Davano non piogge, invece a quanto pare dovrebbe arrivare pioggia perché è cambiato tutto in un attimo. Dietro di me c'è sereno, ma più in su ha appena smesso di piovere, ho sentito dalle signore che ne parlavano. L'idea era quella di salire con un giro ad anello al lago di Ponte Letto, facendo prima una valle e poi passare dall'altra e vedere il lago, ma mi sa che mi conviene fare lo stesso sentiero sia l'andata che il ritorno. E niente. Pazienza, godetevi sto video. L'idea era appunto di salire da quella valle, poi scavalcare, scendere di là e poi arrivare al lago e scendere lungo questa strada qua. Però purtroppo oggi va così. Non promette proprio nulla di buono. Io sono partito da là sotto, dall'altra parte della strada c'era la fermata del bus, comoda, quarto d'ora da Ipiteno. E adesso sto risalendo questo pezzo di strada asfaltata. Poi devierò nel bosco, così almeno se dovesse andare a piovere mi riparo un po'. Qui dalla strada prendo il sentiero. Presumo ci sia scritto tenere chiuso il cancello. Andiamo a vedere la cascata, va, andiamo. Ho deviato dalla strada per accorciare un po' il sentiero nel bosco. Mi fa evitare qualche tornante sulla strada. Questo pezzo bello in piedi, urca, ma qua non rende forse. Manca veramente poco alla Malga Ponte Letto, comincia un po' a piovere, vorrei arrivare fino al lago e poi tornare per mangiare. Spero di farcela. Non voglio prendere l'acqua almeno fino al lago. È mezzogiorno, sono in tempo anche comodamente, poi per il rientro c'è tutto il tempo che voglio.
merita davvero arrivare qua al lago, perché ci sono un sacco di aree verdi tranquille dove mettersi a fare picnic. Eccomi arrivato al lago di Ponteletto, adesso io mi fermo qua un attimino a riposare, poi riprendo il sentiero verso la Malga, mi fermo a mangiare qualcosa e più tardi ridiscendo. Il sentiero sarà quello della salita, quindi non vi faccio vedere niente. Il sentiero salire è bello, c'è dislivello impegnativo, diciamo, nessun problema per quanto riguarda il sentiero, però è... la pendenza c'è comunque, però merita arrivare qua perché, come si può vedere, poi oggi è anche una bella giornata, con una bella giornata di sole ci sta anche un picnic nelle varie aree verdi che ci sono qua, perché c'è parecchio posto dove mettersi tranquilli, rilassarsi e godersi il panorama. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!